fare i soldi con la testa? Innanzitutto bisogna metterci la testa, nel senso che la mia piccola pubblicazione segue una precedente e è di natura motivazionale, ovvero sia prende lo spunto dell'argomento economico-finanziario, ma che d'altra parte ormai oggi è inutile nasconderselo. L'aspetto finanziario-economico è una esigenza di analisi per tutti noi. D'altra parte sappiamo, io nel libro lo spiego, sappiamo che le pensioni rischiano di fare una brutta fine per tutti, quindi particolarmente per i giovani avere una cultura finanziaria, che poi vuol dire soltanto fare i conti, vuol dire soltanto rendersi conto di quello che sarà il futuro economico, è una esigenza, non è una questione di decidere voglio farlo, non lo voglio fare, è un obbligo per pensare al proprio domani. Perché leggerlo? Perché leggerlo? Per questa esigenza pratica che ho detto e poi perché crea, a mio avviso, ma ritengo insomma di poterne parlare con buona cognizione di causa, uno spunto a vivere la vita in una maniera più attiva, più proattiva, ovvero sia una spinta a guardare con coraggio al futuro, con impegno al futuro, non con quella troppa passività che troppo spesso ultimamente vediamo nei giovani e nemmeno giovani, fermo restando le difficoltà enormi che la vita odierna e questi momenti storici economici in particolare ci stanno riservando. Ecco, spesso quando ci troviamo di fronte a libri che trattano materia finanziaria, la gente magari si spaventa, dice non lo capisco, non lo leggo, non lo compro, non, sicuramente non lo capirò. È questo il caso? No, perché su 50 semplicissime pagine scritte, mi dicono tutti in una maniera molto discorsiva e piacevole, così mi dicono, io devo crederci naturalmente, e gli aspetti economici e finanziari non ci sono numeri. Ci saranno 3 numeri in tutto il libro, sono trattati molto molto marginalmente, ma solo per dare uno spunto alle persone. Io credo che sia una lettura gradevole. E hai già una nuova idea in testa per il futuro? In realtà sì, non lo dovrei dire, comunque il mio prossimo libro che uscirà a Pasqua sarà sulle donne. Quindi argomento del tutto diverso, ma non meno semplice di quello economico e finanziario.